Carmignano è ufficiale la candidatura di Prestanti alle prossime elezioni amministrative e l'attuale sindaco cerca la riconferma. Non decolla la galleria commerciale dell'ospedale, orari ridotti per il bar, letti Covid parcheggiati nei fondi sfitti. Giornata nazionale per la vita, raccolta fondi del Centro Aiuti alla Vita per sostenere le mamme in difficoltà. I musei pratesi ampliano gli orari e prorogano l'iniziativa degli ingressi gratuiti fino alla metà di febbraio. Buongiorno e benvenuti al telegiornale del giorno di TV Prato. Come avete visto dal sommario, in primo piano la politica ci porta in provincia a Carmignano per le prossime elezioni amministrative, perché è arrivata l'ufficialità della candidatura per il Partito Democratico dell'attuale sindaco Edoardo Prestanti. Prestanti dunque punta al secondo mandato e su una possibile alleanza con Italia Viva. Dice: ci sono differenze politiche nette, la crisi di governo di questi giorni è stata innescata in modo inopportuno, ma abbiamo intervistato stato Prestanti anche sui temi e sugli obiettivi del prossimo eventuale mandato. Sentite. Giovedì gli iscritti alla sezione locale di Carmignano del Partito Democratico hanno dato il via ufficialmente alla corsa per il secondo mandato. Quel cambiamento che avevamo promesso nel 2016 è iniziato, ma ha bisogno di altri anni per concretizzarsi. Quindi è con questa forza, di questa promessa, di questo cambiamento, assieme ai cittadini che ci candidiamo anche per le elezioni di quest'anno. Se dovesse enunciare tre punti del cambiamento di cui ha appena parlato, a cui vorrebbe dare, come dire, conclusione in un eventuale secondo mandato, quali sono questi tre punti? Ambiente, riconversione ecologica, salute, il diritto alla salute e il diritto alla scuola, il diritto all'istruzione sono i punti cruciali. Parliamo anche però della situazione economica, perché all'emergenza sanitaria seguirà purtroppo anche quella occupazionale e del lavoro, e già a Carmignano negli anni scorsi si è assistito a un progressivo spopolamento del centro con tanti negozi sfitti a cui avete posto come soluzione anche dei bandi per far aprire nuove attività. Quali sono dunque i vostri progetti e i vostri programmi dal punto di vista occupazionale ed economico per il territorio? Vorremmo mettere a disposizione dei nostri produttori, dei nostri commercianti, dei nostri artigiani una piattaforma di e-commerce che permette anche a loro di essere competitivi e di poter vendere i propri prodotti a tutti i nostri concittadini o anche fuori. Finanziata con risorse pubbliche? Sì, la piattaforma ovviamente sì. Abbiamo iniziato un percorso con la mensa pubblica, una mensa di altissima qualità, con la possibilità per i nostri agricoltori, nei parametri di legge, di poter vendere le proprie produzioni. C'è un possibile alleato che è Toscana a Sinistra, che pone dei punti molto forti proprio per quanto riguarda il programma. Infrastrutture e trasporti sono per una maggiore connessione di Carmignano con il resto dei comuni della Piana, parlano anche di una stazione ferroviaria a Carmignano. Allora, su questo tema noi credo che dovremmo inserirci sulla possibilità di ampliare quella mobilità su, anche su rotaia, però capendo quale può essere la possibilità della tranvia, quindi capendo se la stazione di Comeana può essere riaperta o come stazione oppure con un servizio diverso. È quindi possibile un'alleanza con Toscana a Sinistra? Ma io credo assolutamente di sì. Sempre in tema di alleanze, andiamo più sul centro. Quanto è possibile un'alleanza con Italia Viva in questo momento? Ma ci sono delle differenze politiche nette. Penso all'idea dell'aeroporto e del Parco della Piana. È ancora fresca la ferita della crisi di governo che è stata innescata in modo, secondo me, inopportuno pochi giorni fa e che ha portato a tutta una serie di criticità, ma aggiungo anche di perdita di tempo. Pressoché stazionari i nuovi casi Covid in Toscana rispetto a quelli riscontrati ieri, le positività accertate nelle ultime 24 ore sono 708 a fronte di 10.587 tamponi molecolari, con un tasso di positività sulle prime diagnosi del 9%. I dati sono simili a quelli del giorno precedente, quando i positivi erano stati 703 su un totale di 10.120 tamponi effettuati.
Restiamo in ambito sanitario per parlare del primo piano della galleria commerciale al primo piano dell'ospedale Santo Stefano, che non è mai decollata rispetto all'inaugurazione del 2013. Sono infatti alcuni fondi sfitti, alcune attività, alcuni servizi sono venuti meno, come l'edicola e come la banca, e anche il bar, a causa della crisi da Covid-19, ha dovuto far fronte ad un calo di vendite e ha dovuto ridurre anche l'orario d'apertura. Non è decollato il progetto di galleria commerciale al primo piano del nuovo ospedale Santo Stefano, inaugurato nel 2013. Alcuni servizi, come la banca e l'edicola, sono venuti meno nel corso degli anni, al punto che la ASL, per la consegna delle cartelle cliniche e uffici amministrativi, e la Fondazione AMI, per la propria sede, hanno preso in affitto dei fondi rimasti liberi. Attualmente, nella vecchia agenzia di Banca Intesa San Paolo, chiusa da un paio di anni, sono stoccati diversi letti comprati dalla ASL e destinati all'allestimento dei posti Covid nell'ala nord, ricavata al piano terra dell'ospedale. Negli ultimi mesi le restrizioni nell'accesso al Santo Stefano dovute alla pandemia hanno avuto come conseguenza indiretta la riduzione dell'orario del bar, che ha accusato una diminuzione fino al 70% degli incassi ed è stato costretto, come si apprende da fonti sindacali, a ricorrere alla cassa integrazione per i propri dipendenti. Attualmente il bar è aperto dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 15.30, il sabato dalle 6.30 alle 12.30 e con lo stesso orario anche la prima e terza domenica del mese. Al di fuori di questi orari e degli orari di apertura della mensa, al personale ospedaliero e ai degenti non resta che affidarsi ai distributori automatici. Altri disservizi si sono generati con il venir meno degli uffici bancari dopo il passaggio a Banca Intesa delle filiali ex BPV. Al primo piano del Santo Stefano sono invece locati altri fondi, oltre al bar pizzeria, il parrucchiere centro estetico e l'ortopedia parafarmacia. L'affitto degli spazi della galleria commerciale è uno dei proventi con cui GESAT, società di gestione dei servizi non sanitari dei 4 nuovi ospedali toscani, ha il compito di recuperare in 19 anni l'investimento in project financing per un totale di oltre 400 milioni di euro fatto per la costruzione dei nosocomi di Prato, Pistoia, Lucca e Apuane. Cronaca, uno spacciatore è arrestato ed altri 3 denunciati dai carabinieri nei giorni scorsi. L'arresto è scattato nei confronti di un 49enne sorpreso in flagranza dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un cliente in via Roma. Dopo la perquisizione domiciliare al pusher di nazionalità marocchina residente a Montemurlo, sono stati sequestrati altri 11 involucri di droga e 3.000 euro in contanti. Appena maggiorenne è un altro spacciatore denunciato dai militari della stazione di Prato, trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e 100 euro in contanti mentre si trovava in via Pisano. Gli altri denunciati sono una coppia di 23 anni, genitori di un bimbo di pochi mesi, nella cui abitazione alla Querce i militari hanno sequestrato 13 dosi di cocaina. Cambiamo argomento, anche a Prato si celebra domani la Giornata Nazionale per la Vita. Tra le iniziative in programma, una raccolta fondi nelle parrocchie e il rilancio del progetto Nasce una Vita. Se ne è parlato ieri sera a intorno alle 9. Libertà e vita. È questo il tema scelto per la 43esima Giornata Nazionale per la Vita, che si celebra ogni anno la prima domenica di febbraio. Anche a Prato si ricorda questo appuntamento, volto a promuovere l'accoglienza della vita, in particolare della vita nascente, con alcune iniziative messe in campo dalle 2 associazioni cattoliche che quotidianamente si impegnano su questa tematica, il Movimento per la Vita e il Centro di Aiuto alla Vita. Siamo ugualmente presenti in tutte le parrocchie con il nostro comunicato, in cui invitiamo tutti a riflettere sul tema della giornata, e in più chiediamo anche un piccolo sostegno per le mamme che vengono dal Centro d'Aiuto alla Vita, perché il Centro d'Aiuto alla Vita ha un'azione concreta e quindi aiuta concretamente le mamme, e purtroppo abbiamo bisogno anche del sostegno di tutta la comunità, ecco, perché altrimenti non potremo dare delle risposte positive. Un momento a quale teniamo molto e che da sempre ci aveva visto festeggiare le vite che nascevano nella nostra città era il donare un piccolo fiore alle mamme, alle neomamme del reparto di maternità di Prato. Ovviamente quest'anno non è possibile, quindi simbolicamente andremo comunque all'ospedale
pastorale a lasciare una piccola piantina, una piccola composizione nella cappella dell'ospedale. Quest'anno abbiamo scelto di rilanciare un progetto che era già nato e che va avanti già da 4 anni, che è quello di Nasce una Vita. Come molti di voi avranno avuto modo di vedere, ci sono 2 lanterne davanti alla chiesina di Sant'Anna in Viale Piave, che già da 4 anni si accendono nel momento in cui una nuova vita arriva nella nostra città. Abbiamo quindi scelto di creare delle accensioni speciali, celebrative. L'ultimo giorno del mese si accenderanno le luci per un periodo più prolungato, proprio per festeggiare queste vite che nascono. Tra le altre iniziative, l'animazione della messa delle 18 di oggi in cattedrale con il Vescovo. Il Movimento per la Vita di Prato inoltre è in programma per il 20 febbraio alle 15 una videoconferenza online alla presenza della Presidente Nazionale del Movimento per la Vita. I musei pratesi ampliano gli orari e prorogano l'iniziativa degli ingressi gratuiti fino alla metà di febbraio. Ingresso gratuito prorogato fino al 15 febbraio e orari più ampi, in alcuni casi anche fino alle 20, per consentire maggiori visite. La rete di Prato Musei risponde così alle numerose richieste dei cittadini che in tempo di Covid non rinunciano alla cultura. Museo del Tessuto, Museo di Palazzo Pretorio, Musei Diocesani e Centro Pecci, salvo la mostra temporanea Protext, hanno deciso quindi di riorganizzarsi, prolungando la gratuità degli ingressi fino alla metà del mese e riadattando gli orari di apertura. Restano chiusi invece nei weekend, come da decreto, ma proseguono le iniziative da seguire via web. Si comincia domenica 7 febbraio alle 17 con il concerto di Palazzo Pretorio, villanelle, balletti ed altre musiche di varia sorte, eseguito dall'ensemble organizzato in collaborazione con Mesotonica, che potrà essere ascoltato sul canale YouTube del museo. Il Museo del Tessuto propone invece fino a marzo, per le famiglie, fili connessi, basta un clic e arriva il DREAM, nuove attività online abbinate al kit consegnato direttamente a casa dei partecipanti. Al via sabato 20 febbraio alle 16.30, in replica sabato 13 marzo, il laboratorio Future Dress, l'abito che non ti aspettavi, sulla moda sostenibile, pensato per bimbi di età compresa tra i 7 e i 10 anni. Sabato 27 febbraio alle 10.30, in replica sabato 27 marzo, sarà invece il turno dei più piccoli, dai 4 ai 6 anni, con il laboratorio Texture nel Bosco. È necessaria la prenotazione. Per quanto riguarda il Centro Pecci, aumentano da lunedì 8 febbraio giorni di apertura al pubblico, con le proroghe delle mostre e progetti in corso Jacopo Benassi Vuoto, Protext e Litosfera. Jacopo Benassi Vuoto, la prima personale in un museo dedicata al fotografo ligure, ha riscosso grande successo di pubblico e critica e potrà essere visitata fino al 28 febbraio. In occasione della mostra, lunedì 8 febbraio alle 18, sarà presentato in diretta sui canali Facebook e YouTube del centro FAGS, il libro fotografico inedito e intimo dell'artista. Per tutte le informazioni sulle singole mostre e gli orari, si consiglia di visitare i siti dei vari musei. E ora lo sport calcio. Il Prato affronta la capolista aglianese Alnelli di Montemurlo. Per i lanieri c'è l'obbligo di provare a vincere per accorciare le distanze dai neroverdi. Il servizio è di Massimiliano Masi. È scattata l'ora del big match. Si gioca domani alle ore 14.30 al campo sportivo Adonelli di Montemurlo il derby Prato-Aglianese. La sfida tra le big del campionato sarà trasmessa in diretta su Sport Italia, sul canale 60 del Digitale Terrestre. E loro sono una grande squadra, hanno fatto un mercato importante e come il Prato vuole raggiungere il risultato massimo, anche loro stanno cercando di raggiungerlo e in questo momento rimangono i favoriti perché la classifica parla chiaro. Però per il livello tecnico della nostra squadra noi non siamo inferiori a nessuno e credo che con il duro lavoro e con la mentalità giusta possiamo vincere tutte le partite da qui fino alla fine della stagione. Il Prato per la sfida contro i neroverdi dovrà rinunciare a Gentili e Napoli infortunati, mentre saranno recuperati Mastino e Calamai. Per quanto riguarda la formazione da mandare in campo, il tecnico Vincenzo Espovito dovrebbe proporre Piretro in porta, difesa con Masini e Tomi esterni, Giampa e Boccaccini coppia centrale. A centrocampo Spinosa, Minardi e Quassì con Sanat a ridosso delle due punte che saranno Cellini e Tavano. È un derby, la posizione di classifica carica già la partita e niente, ci dovremmo far trovare pronti e stiamo lavorando bene per arrivare al meglio alla partita.
sarà un derby atteso che consentirà di capire le reali potenzialità delle due squadre. L'Aglianese, potendo vantare 5 punti di vantaggio e una gara da recuperare rispetto al Prato, arriverà a Montemurlo con 2 risultati su 3 a disposizione. Per il Prato invece l'obbligo di provare a vincere per accorciare il gap. Sicuramente loro hanno meno pressione rispetto a noi, ma credo che per come stiamo lavorando potremo dare del filo da torcere all'Aglianese e credo che appunto lavorando sodo questa sicuramente non è una partita decisiva, importante ma non decisiva. Noi bisogna pensare partita dopo partita, match dopo match, a fare bene, a fare risultato. E poi a fine anno, a fine campionato, tireremo poi le somme. Il derby è pronto ad alzare il sipario. Comunque vada, lo spettacolo appare assicurato. E con questo è tutto, l'informazione di TV Prato torna stasera alle 20.30 con il telegiornale della sera. Vi ricordiamo in diretta oggi pomeriggio dalle 17.30 dal Duomo di Prato la recita del Rosario e a seguire la Santa Messa prefestiva. Grazie dell'attenzione, buon pomeriggio.